Eccoci, buonasera, io sono Aldo Balzanelli, Repubblica, che ha curato, diciamo così, l'intervista collettiva che ha poi prodotto il libro che presentiamo oggi. E questo incontro, che vedo parecchio affollato, è altrettanto quello che i due protagonisti del libro hanno fatto in dicembre con la presenza anche di Giuliano Pisapia, dimostra, credo, l'interesse che intorno a questi temi c'è da parte di quello che comunemente si chiama il popolo di centro-sinistra. E il libro è stato chiuso, diciamo così, prima degli ultimi avvenimenti, è il frutto di alcuni colloqui avvenuti tra dicembre e gennaio, ma senza svelare troppo, potrebbe dire, di quello che vi dite dentro il libro, perché sennò nessuno lo compra poi. È avvenuto il colloquio, diciamo così, sono avvenuti prima della scissione o della ipotetica scissione, quindi io, secondo me, mi sembra inevitabile partire da qui. Già nelle chiacchiere fatte con Virginio Merola e Andrea De Maria, l'ipotesi di una scissione è evocata e c'è già una prima risposta, però era un'ipotesi alla quale forse tutti e due speravano di non, con la quale speravano di non dover mai fare i conti, invece adesso i conti bisogna farli, e allora la prima domanda che vi devo fare è cosa è cambiato, se è cambiato qualcosa rispetto a quello che scrivete e dite nel libro, e che impressione avete di cosa deve succedere d'ora in poi un partito che non è più quello che era nel momento in cui abbiamo ragionato sul futuro di questo partito. Buonasera a tutte e a tutti, grazie per la presenza. Il libro si intitola Insieme e credo che questo titolo sia un titolo adatto ancora oggi alla situazione. Quando ne parlammo, questa conversazione che abbiamo fatto insieme ad Andrea De Maria cercava di anticipare la possibilità di evitare questi, come sta andando in questi giorni. Personalmente io ho accennato più volte a questo tema, che vedevo un rischio di implosione, di scissione del popolo del centro-sinistra. Ho cominciato a farlo mesi fa e mi è stato risposto che era sbagliato addirittura evocare il termine. Prendo atto che purtroppo le cose sono andate così, ma ne prendo atto sottolineando una cosa, che è evidente anche per questo che abbiamo un problema di discutere fra di noi e di tornare in sintonia con l'opinione comune della gente che ancora guarda la sinistra, perché non avere compreso, voluto comprendere insieme, che le vicende di due elezioni amministrative perdute, l'esito del referendum era un esito che si poteva prefigurare e sul quale intervenire, segnala dal mio punto di vista una certa lontananza da quella che è la situazione reale e concreta del Paese. Per quanto mi riguarda, anche nella situazione odierna, io penso che la prospettiva non possa che essere quella di tenere il Partito Democratico unito e di non pensare al Partito Democratico, come, visto anche come stanno cambiando le cose con la legge elettorale in discussione, ma anche per i contenuti nuovi che dobbiamo introdurre nella nostra riflessione, a un partito autosufficiente che pretende di rappresentare l'insieme del centro-sinistra. Penso che ci sia la necessità di una coalizione anche in forme nuove, e questo ne discutiamo io e Andrea insieme nel libro, aiutati da te, e penso anche che sia in questa situazione che fotografiamo ad oggi indispensabile comprendere che le cose non potevano anche non andare in questo modo. Per non andare in questo modo io intendo che occorreva uno sforzo maggiore di dialogo e di ascolto, e anche una discussione che adesso faremo al congresso con delle proposte diverse, come si annunciano, per tornare
a essere in grado di rispondere meglio ai problemi che ci sono nel nostro paese e in Europa. Questa conversazione è nata da questa comune esigenza che abbiamo visto in questi mesi sfilacciarsi, e su questo ci siamo ritrovati con Andrea. Oggi siamo di fronte a una specie di fatto compiuto. Secondo me, proprio per questo è ancora più necessario che ci sia una reazione di tutte e di tutti noi per invertire al più presto questa tendenza. In questo senso il mio rapporto con Giuliano Pisapia è un rapporto di indipendenza e di autonomia. Io sono iscritto al Partito Democratico, voglio restare iscritto al Partito Democratico, ma abbiamo bisogno di non pensarci come depositari della verità di che cos'è sinistra. Vedo che stiamo ricadendo in questa antica trappola del Novecento, mentre avremo bisogno di un confronto ampio e di dialogo ampio. Andrea, tu hai vissuto quest'ultima fase, anche le fasi precedenti, ma in particolare quest'ultima fase molto da dentro, essendo al vertice del PD. Che impressione ne hai tratto proprio nella logica? Perché Virgilio diceva c'è una scissione del popolo dal centro-sinistra, siamo proprio sicuri, nel senso che è una scissione del popolo dal centro-sinistra o una scissione dei vertici del centro-sinistra? Perché l'impressione spesso è che tutto questo dibattito che sta avvenendo è sicuramente interessante, perché se no qui non sarebbe nessuno ad ascoltarci, e sicuramente appassiona chiunque, come dire, si sente parte in qualche modo del centro-sinistra, ma che sia un dibattito molto autoreferenziale dentro gli organismi dirigenti, o sbaglio? Voglio aggiungere anche alcune considerazioni a quelle molto giuste che diceva Virginia, però parto da questa domanda. Io sono molto critico sulla scelta di scissione, perché penso che nella fase storica che stiamo vivendo, nel mondo di Trump e della Le Pen, non ci si può dividere. Bisogna che la sinistra e il Partito Democratico stiano assolutamente uniti per affrontare le sfide che abbiamo di fronte ogni giorno. A me ha colpito molto la giornata della direzione del PD in cui è stata insediata la commissione per il congresso di cui faccio parte anch'io, perché mentre noi eravamo lì a cercare i nostri equilibri interni, sotto la sede del PD c'era della gente che manifestava facendo il saluto romano. E penso che noi dobbiamo anche capire la gravità della fase che stiamo vivendo, e affrontarla all'altezza appunto delle sfide che abbiamo di fronte. E detto questo, io guardo con molto rispetto i compagni che hanno deciso di uscire. Hanno fatto una scelta che io assolutamente non condivido, ma per me i compagni come Errani e Bersani non saranno mai dei nemici. Sono compagni che un giorno spero di ritrovare al mio fianco. E credo anche che questo nostro libro, l'idea di costruire un campo ampio del centro-sinistra, forse oggi sia ancora più attuale di quanto quando l'abbiamo scritto, perché noi penso di poter dire per tempo, perché con Virginia abbiamo iniziato a ragionare di questi temi del libro, dell'iniziativa che abbiamo fatto il 19 dicembre, prima dell'esito del referendum del 4 dicembre, noi per tempo abbiamo lanciato un grande tema, cioè che bisogna riunificare il centro-sinistra, la nostra gente, un grande progetto comune. E certo, questo è prima di tutto responsabilità della classe dirigente, perché in un momento così non solo si è scisso il PD, si è scissa anche SEL, se vogliamo, no? Quindi siamo in un contesto in cui la sinistra litiga e si divide appunto in una fase così difficile e così complessa. Forse l'idea che lanciamo qui, cioè l'idea di un nuovo centro-sinistra che riunifichi un arco ampio di forze riformiste e che parta dal basso, dal coinvolgimento dei cittadini, è un'idea più che mai di attualità, dove forse appunto potremmo ritrovare anche persone che si sono allontanate. In questo momento hanno scelto di uscire, di dividersi dal Partito Democratico. Ci è stato detto, ma guarda, voi parlate dell'Ulivo, ma l'Ulivo è già il Partito Democratico. Questo lo penso anch'io, non bisogna mai guardare indietro. Oggi il Partito Democratico è l'erede dell'Ulivo. Abbiamo fatto il Partito Democratico proprio per sviluppare l'esperienza dell'Ulivo e trasformarlo in un partito politico. Però noi dell'Ulivo abbiamo, diciamo, tratto un elemento dell'esperienza dell'Ulivo, e cioè il fatto che l'Ulivo non fu solo un'alleanza di forze politiche, fu anche un movimento dal basso, di cittadini che si sono organizzati, hanno partecipato a un confronto programmatico, e questo è un po', diciamo, il cuore della nostra idea. Cioè noi cosa diciamo? Il Partito Democratico non si deve isolare,
deve lanciare ponti, occasioni di dialogo, occasioni di incontro, e deve contribuire a creare dal basso nella società un movimento di persone, di cittadini che lavorano insieme a un nuovo progetto di centro-sinistra, che sia ampio e sia unitario e che affronti anche, diciamo, un bilancio su quelli che sono stati questi anni di governo, vedendo quali sono i punti importanti e positivi che sono stati raggiunti, per esempio le unioni civili, se vogliamo dire una grande riforma che risponde ai valori della storia della sinistra, ma anche vedendo i punti che vanno verificati. Io, per esempio, in questi giorni ho depositato in Parlamento due proposte di legge, una sui voucher e una sugli appalti, che vogliono, diciamo, raccogliere con la richiesta di modifica di questi due provvedimenti, che sono venuta anche dai tanti che hanno firmato il referendum della CGIL. E infine non mi pare un caso che questo percorso nasca a Bologna. Bologna cosa vuol dire l'unità lo sappiamo bene, è una terra di una sinistra di governo che ha sempre costruito ponti, unità, incontro anche con i soggetti sociali, è la terra dove non è a caso nato l'Ulivo, e insomma in un momento così difficile, anche prima di cominciare a dividersi di nuovo per il congresso, poi ognuno fare le sue scelte, avremo modo di discuterne, ma lanciare un grande messaggio di unità e di un'unità che riparte dal basso, secondo me è il contributo migliore che possiamo dare alla stagione difficile che vive il paese. Ecco, il messaggio di unità funziona, l'unità si fa sui contenuti, ma si fa anche sui leader, cioè a un certo punto poi quando si va alle elezioni ci vuole anche il conducatore. Allora io vi chiedo due volte nel libro, poi chi ha voglia di leggere le risposte compiute legge nel libro, ma vi chiedo per due volte: come si fa a immaginare questo processo che voi spingete con Renzi leader? Non perché Renzi sia il demonio, ma perché Renzi, almeno fino adesso e anche nell'ultima assemblea mi sembra, ha dimostrato di avere una concezione del partito che è antitetica in qualche modo rispetto alle esigenze che voi manifestate. Quindi mi continua a restare a essere difficile comprendere come questo vostro progetto possa sposarsi con Renzi leader. Dipende molto da quanto Renzi dirà nelle sue proposte e da come concretamente proporrà di cambiare il modo di essere di questo partito. Al di là di questo, io penso che adesso dobbiamo approfittare del congresso per vedere quali sono. Oggi è stata annunciata una nuova candidatura, quella di Orlando, quali sono le proposte concrete. E quindi è il momento di misurarsi davvero su una riflessione approfondita. Nel libro io avanzo molte questioni che devono essere affrontate e sulle quali penso che ci sia questa esigenza di cambiamento. Dal punto di vista generale io penso che dobbiamo interrogarci sul perché, malgrado tante riforme, queste riforme non abbiano convinto il popolo del centro-sinistra. Quando io parlavo nei mesi scorsi di scissione, intendevo in particolare il fatto il tema dell'abbandono, nel senso che non ci occupiamo di molte persone che hanno smesso di votare a sinistra o si sono astenute. I segnali forti li abbiamo avuti con le elezioni regionali, li abbiamo avuti anche nel comune di Bologna, abbiamo avuto un 40% di astenuti in queste elezioni, quindi il tema è molto più vasto di un ceto autoreferenziale di un gruppo di correnti che si divide e litiga fra di loro, anzi questo è uno dei limiti. Credo che noi dobbiamo intenderci solo con una questione di fondo. Prima questione è cosa intendiamo quando diciamo che dobbiamo cambiare il welfare ed entrare nel merito di questa questione. Io ho visto in questi anni come sindaco provvedimenti di ispirazione tardo-bleriana, diciamo così, che non hanno prodotto gli effetti che dovevano proporre. Posso fare un esempio: a Bologna non pagavano l'IMU 100.000 cittadini. L'abolizione totale dell'IMU e quindi anche il fatto che l'IMU non lo pagano anche quelli che possono permetterselo, io credo che sia stato un elemento che ci ha creato e ci crea dei problemi, in particolare sul fatto che la vera esigenza che abbiamo è di pensare ai lavoratori e ai cittadini più deboli, quindi ridurre l'IRPEF, ridurre il costo del lavoro attraverso la riduzione delle tasse
per i lavoratori e per le imprese. Cosa che stiamo provando a fare in comune sull'addizionale IRPEF. E stare molto attenti, ad esempio quando parliamo di welfare, voglio fare un altro esempio, noi abbiamo molti problemi sulla casa per quanto riguarda l'edilizia residenziale pubblica. Oggi chi vince l'ingresso in una graduatoria dell'IRPEF è come se avesse vinto la lotteria, e però questo è un codice o vinci tutto o perdi tutto. È stato un grave errore, per esempio, togliere il fondo sociale per l'affitto, che ci permetterebbe di dare a quelli esclusi dal graduatorio ERP, che sono i penultimi e gli ultimi, quindi i più esposti al risentimento e al rancore, dargli un accompagnamento con una misura come il fondo sociale per l'affitto. Così sui temi del lavoro. La discussione sul Job Act era una discussione che doveva rimanere confinata al fatto che ci siano strumenti per garantire una maggiore flessibilità, non per generare nuova precarietà. E il punto fondamentale è, resta come noi facciamo una crescita economica per dare lavoro, e su questo concentrarci. Cioè dobbiamo ripensare al welfare in una logica di intervento pubblico, sapendo che ricette che sono state avanzate in passato sono ricette che oggi già sono state sconfitte in passato, ma oggi secondo me non sono attuali. Quindi, per esempio, uno dei parametri con cui penso che valuterò la proposta e il sostegno alla candidatura è questo: cosa si fa concretamente per il welfare, per l'occupazione, per i giovani. Aver dato un bonus solo a quelli che hanno 18 anni, indipendentemente dal reddito, non so quanto ci abbia avvantaggiato da questo punto di vista. Quindi introdurre con decisione il criterio che questa crisi la stanno pagando i ceti più deboli e soprattutto i lavoratori e persone che pensavano, dopo decenni, di avere un benessere che oggi lo vedono messo in crisi e quindi sono esposti, ma anche nei quartieri delle città floride ancora come Bologna, lo vediamo nella cintura delle nostre periferie, a questo risentimento e al fatto di trovare il capro espiatorio. Abbiamo una destra pericolosa, io preferisco questo termine più che populista, che appunto indica sempre di chi è la colpa e non fa mai proposte per poi risolvere concretamente questi temi. E quindi io credo che davvero abbiamo bisogno di una riflessione profonda, di rinnovamento soprattutto nelle politiche di governo che dobbiamo fare a livello nazionale e nelle nostre città, e su questo bisogna essere estremamente chiari. Qui vedo un difetto nell'impostazione che si è costruita fino ad oggi, quando noi diciamo che abbiamo bisogno di rilanciare un corpo di sinistra, stiamo semplicemente dicendo che la nostra missione è tutelare le parti più deboli di questa società e garantire uno Stato sociale, un intervento pubblico, i diritti sociali che sono messi in discussione insieme ai diritti civili. In sostanza io penso che noi dobbiamo avere il coraggio di aumentare la democrazia in questo Paese e di non pensare che sia una soluzione quella di accontentare una volta l'uno o una volta l'altro o di esibire i nostri muscoli di decisionismo, nel senso che poi alla fine dobbiamo anche prendere atto che quello che abbiamo fatto in questi anni non ha prodotto i risultati che speravamo. Quindi adesso la discussione è davvero aperta e in questo senso mi dispiace anche, io spero che Rani ci ripensi, tutto è possibile da qui a sabato, ma io penso che noi dobbiamo lavorare per ritrovarci intorno a un'ipotesi di sinistra complessiva che ambisca alla guida del Partito Democratico. Sarà Renzi in grado di fare questo? Non lo so, sono sempre più da questo punto di vista perplesso. Dico solo che ho assistito a una direzione nazionale dove, tranne pochi interventi che ho apprezzato, tutti incitavano
Bersani e gli altri, fermatevi. Bisogna anche saper dire, se si vuole guidare un partito, fermiamoci e cerchiamo di capire come rimanere insieme. Quindi abbiamo bisogno di un segretario che abbia il ruolo non solo di fare il leader, ma anche di tenere insieme una squadra e di farla lavorare su un obiettivo comune. Questo penso. Ecco, io rispetto al libro c'è già un piccolo spostamento di posizione, nel senso che nel libro il sindaco dice sostanzialmente non è Renzi il problema, andiamo avanti con Renzi, il problema sono i contenuti. Questo, qui già siamo un po' più spostati, sono spostate le condizioni, nel senso che quando abbiamo dialogato non c'era ipotesi del congresso a breve, c'era l'ipotesi del congresso alla scadenza naturale, adesso le cose sono ovviamente cambiate. Ecco De Maria, tu, come dire, lo conosci bene, allora ci lavori insieme, è pensabile che Renzi cambi dal punto di vista, perché io ho l'impressione che una quota delle ragioni della scissione siano certamente di contenuto, ma anche legate ad aspetti personali, aspetti gestionali del partito, all'arroganza che Renzi ha dimostrato ripetutamente nei confronti delle minoranze che gli hanno risposto con gli stessi toni, però insomma, come dire, il leader dovrebbe essere quello che cerca di stringere invece che di separare. Allora dicevo, è possibile che cambi, cioè è possibile che faccia una politica da segretario del partito più che da leader del governo diversa, o non è come il marito che picchia la moglie e le amiche dicono alla moglie guarda che è inutile che continui a pensare che cambi, non cambierà. Intanto io penso che dobbiamo ragionare di come mai Renzi ha vinto il congresso in modo così ampio. Voi sapete che io al congresso ho fatto con molta convinzione, ho sostenuto la candidatura di Gianni Cupero, tra l'altro tuttora faccio parte dell'area politica guidata da Gianni Cupero, ci vedremo il 4 marzo mattina a Roma. A Bologna per esempio è successa una cosa interessante, noi tra gli iscritti abbiamo preso più del 62% a sostegno di Cupero tra gli attivisti del PD, poi quando hanno votato gli elettori e ha votato la nostra gente, qui c'erano in fila tanti dei compagni che da sempre hanno seguito i principi, di essere e così via, Renzi ha avuto una maggioranza amplissima, anche in quel caso tra gli elettori quasi del 60% a Bologna città e ancora di più nei comuni della provincia. Perché? Perché tra la nostra gente c'era una voglia di rinnovamento. Io penso che la vittoria di Renzi al congresso sia anche stata la sconfitta di una classe dirigente precedente, e avete sentito con che rispetto ne parlo, è una valutazione politica che io do, che non ha saputo promuovere lei un rinnovamento della classe dirigente per lo democratico. E quindi c'è stata una grande speranza, una possibilità di un rinnovamento e di una stagione nuova. Oggi se ragioniamo del partito, io penso che la situazione del partito sia il punto più debole della fase che abbiamo alle spalle, perché il Partito Democratico si è indebolito moltissimo, si è frammentato sul territorio, vive una crisi organizzativa molto seria e voglio aggiungere anche questo, a volte nella nostra discussione sembra quasi che il problema sia la forza della leadership di Renzi. Io non penso che avere un leader forte alla guida del partito sia un problema, penso che sia un fatto positivo. In quest'epoca storica, ma probabilmente lo è sempre stato, i grandi leader della Prima Repubblica non erano leader deboli, erano leader forti, che esercitavano anche la loro capacità di guida. Io ricordo sempre quando Berlinguer andò in TV dopo il colpo di Stato di Rozeski in Polonia e disse che era esaurita la spinta propulsiva della rivoluzione d'ottobre, un'affermazione per allora non da poco. La fece e poi fece la direzione i giorni successivi. Il punto è che sotto questa leadership il partito si è indebolito moltissimo, si sono inariditi i vincoli di solidarietà, si è inaridita la struttura organizzativa. Poi guardate, noi qui siamo a Bologna, siamo in Emilia Romagna, una terra particolare, io ho la fortuna di avere un compagno come Francesco Critelli, la guida della federazione, insomma c'è un contesto un po' particolare anche di organizzazione. Io adesso, seguendo la formazione politica, sapete che abbiamo fatto un'esperienza con più di 500 giovani, si chiama Classe Democratica, stiamo provando a fare formazione nei vari territori, giro il paese, e c'è una crisi dell'organizzazione del partito, che è un fatto serissimo, perché un paese come l'Italia non si cambia con un leader per quanto forte, e non si cambia solo facendo le leggi in Parlamento. Ci vogliono dei grandi movimenti collettivi, dei soggetti dal basso,
E ci vuole di nuovo, dentro una coalizione più ampia, un grande partito radicato e organizzato. E questo è un limite degli anni che abbiamo alle spalle. Noi dobbiamo tornare a curare il partito. Io dico anche ad avere amore per il Partito Democratico. Sarà che io ho dedicato la mia vita al partito in tutte le sue evoluzioni fino a quando ero ragazzino e sono cresciuto nelle feste dell'Unità. Ma insomma, abbiamo un patrimonio che non possiamo disperdere, anzi dobbiamo allargare e radicare. Quindi c'è un primo tema che è la cura del partito. Poi c'è un secondo tema che riguarda il modo in cui stiamo insieme. Io nel libro ne ho parlato, poi purtroppo le cose sono andate oltre. Penso che noi dobbiamo costruire un maggior senso di comunità. E come in una famiglia, prima di tutto è chi guida una comunità che ha il compito di tenerla insieme, di fare sentire tutti a casa nel Partito Democratico. Io faccio sempre un esempio che riguarda me, sarà perché vengo appunto da una certa storia, ma io mi sono dato una regola: quando non condividevo un provvedimento, l'ho detto negli organismi del partito o la direzione o il gruppo. Un esempio è il Jobs Act, non l'ho votato in direzione. Poi però, quando sono andato in aula, ho votato sempre col gruppo, perché ritengo che in un partito debba funzionare così. Quando uno non è d'accordo lo dice nelle sedi di partito, poi si decide democraticamente cosa fare, e quando si è nelle sedi istituzionali si va tutti insieme. Però vi devo dire che dopo aver fatto così, votando per esempio sul Jobs Act un provvedimento che non mi convinceva, se uno poi sul giornale nel retroscena, che non sono mai diciamo spontanei, legge "li abbiamo asfaltati", rivolto alla minoranza interna, viene da dire: beh, vabbè, però se mi hai asfaltato, la prossima volta ci penso a come votare in aula. Poi io continuerò sempre a votare in aula col PD, però prima di tutto è chi guida che deve dare un segnale di rispetto, di unità, di rispetto di una comunità. Nello stesso tempo però io sono convinto che chi nel PD vuole difendere, vuole promuovere la storia e i valori della sinistra, lo deve fare dentro un progetto comune. E penso che questi mesi di continua conflittualità interna alla fine ci abbiano indebolito tutti nel rapporto col Paese, perché appunto quello che rischia di apparire è un gruppo dirigente che litiga al suo interno e che non è all'altezza delle sfide della fase storica che stiamo vivendo. E quindi il secondo punto per me è nel PD ricostruire una comunità con un rispetto reciproco, con un riconoscimento reciproco. Io per esempio ho detto in commissione per il congresso di ieri, tanto sono uscito anche sui giornali, che avrei preferito fare il congresso più avanti e avere in mezzo, prima di una conta congressuale, una fase in cui si potesse discutere dei contenuti senza subito dividersi sui candidati, per trovare quegli elementi comuni di condivisione che ci possono tenere insieme e possono essere anche la base di una successiva divisione congressuale e confronto congressuale. E infine io penso a un PD che non si deve isolare nella società, che deve appunto avere ponti, dialogo con le organizzazioni, con l'associazionismo, con i cittadini, perché da un lato noi dobbiamo rafforzare di nuovo un partito organizzato, ma sapere anche che non tutta la partecipazione si esaurisce in un partito politico, per quanto importante come il PD, e che noi dobbiamo promuovere occasioni nuove di partecipazione. Vedete, noi negli anni scorsi, anche parlando di legge elettorale e così via, abbiamo sempre messo l'accento su un unico punto: la governabilità. Ma guardate che quando ci sono queste percentuali di astensione, c'è anche un tema di riconoscimento dei cittadini nel sistema democratico. Se i cittadini non si riconoscono più nella democrazia, i rischi per la democrazia sono enormi. E cosa bisogna fare perché i cittadini si riconoscano nella democrazia? Istituzioni che affrontino più i problemi delle persone, prima di tutto lavorino sull'equità sociale, come diceva Virginio, e una politica che faccia partecipare di più le persone. Detto questo, il momento è assolutamente drammatico e forse, ecco, rispetto a tanti che litigano senza volersi mettere medaglie, ecco, forse io e Virginio siamo anche la prova che, di là di un affetto e di un'amicizia che dura da tanti anni, ma veramente da tanti anni, di una stima che non è mai venuta meno, ma che noi siamo due dirigenti che quando non siamo d'accordo discutiamo, ma che poi sappiamo metterci insieme a vincere quando c'è il momento, ecco, come è scritto nel libro. E forse questo è un primo piccolo messaggio che noi due e in generale da Bologna possiamo dare al PD e al centro-sinistra, cioè che alla fine la difesa dei valori in cui crediamo, dei valori dell'antifascismo, della sinistra, della costituzione, della giustizia sociale, e l'essere all'altezza del compito che abbiamo oggi,
verso il paese deve essere più importante di qualunque conflittualità tra noi, e costruendo le condizioni politiche l'obiettivo di una nuova stagione dell'unità di centro-sinistra è vitale per la sinistra e per il paese. Due aspetti critici di questa operazione. Il primo è: non vi sentite un po' piccoli, no? per provare a lanciare sì, questo adesso messaggio? Purtroppo con gli anni ho qualche. No, adesso che la dinamica interna, la dinamica interna, allora che di poco peso, diciamo. Anche questo è purtroppo, anche questo. Però ci sto lavorando, non sempre, ma ci sto lavorando. So che non sempre. Però voglio dire, ecco, diciamo, più in italiano, non possiamo un'operazione un po' velleitaria. Un compagno italiano che... Perché è vero che vicino è il sindaco di Bologna, che è pur sempre una città importante, è vero che De Maria è segreteria, è un parlamentare, un esponente di punta dell'area Cupero, però, come dire, l'Emilia già non ha mai contato granché nelle grandi scelte, le grandi scelte del partitone. E quindi non mi sembra un'operazione un po' velleitaria, da un lato. Dall'altro lato, non pensate che questa operazione possa essere letta come un meccanismo di riposizionamento vostro? Cioè, il sindaco è al secondo mandato, deve pensare cosa fare nel suo futuro. Allora, intanto metto lì sta cosa che va al di là delle vicende amministrative, ma come dire, mi costruisco un'ipotesi per quando fra un po' di tempo scado e un'occupazione. De Maria può avere la stessa logica o con una visione di incarichi amministrativi o con una visione di incarichi politici. Allora ecco, chiedo di rispondere a queste due critiche. Io credo che ci sia un campo molto vasto e largo invece per queste ipotesi. Cioè, io penso davvero che dobbiamo avere fiducia nel fatto che abbiamo chiamato questo partito democratico e che lì c'è la sua forza. Quello che dobbiamo fare in questo congresso è molto semplice e molto ambizioso. Dobbiamo prendere atto che dopo 10 anni dalla nascita del Partito Democratico noi non abbiamo costruito una visione condivisa e nuova del fatto di chiamarci Partito Democratico. Siamo rimasti alla contrapposizione delle 2 o 3 o 4 anime che sono confluite nel Partito Democratico. È stato enormemente sottovalutato questo tema. È vero che mettiamo l'Ulivo, ma l'Ulivo ha avuto questo limite, che è rimasta una coalizione. Il Partito Democratico non ha risolto questo tema, perché oggi continuiamo a portare in questa discussione questioni che erano aperte nel Novecento e non sono adeguate ad affrontare i problemi di oggi. Quindi non è questione di velleitarismo, è questione che abbiamo l'occasione per combattere, lo dico a tutti quelli presenti in questa sala, abbiamo bisogno di lottare per affermare il Partito Democratico in una visione condivisa di cultura di sinistra moderna, e qui la partita è aperta. Io penso che dobbiamo parlare di argomenti. Prima facevo degli esempi. Allora, io vedo che nel resto d'Europa i nostri compagni del Partito Socialista Europeo si stanno muovendo. Vediamo tutti che il mondo è guasto. Vediamo che ci sono enormi problemi, ma vediamo che le nostre idee più antiche sono attualissime e modernissime. E questa continua esigenza di rincorrere l'innovazione corre il rischio di farci perdere di vista che invece abbiamo delle proposte attuali che vanno rinnovate, ma restano fondamentalmente proposte valide. Io penso che in tutto il mondo la socialdemocrazia abbia molte più chance oggi di dare delle risposte per tenere insieme il popolo, i lavoratori, gli strati più deboli di tante altre ipotesi. Lo sta facendo Schulz, lo stanno facendo altri in Francia, si è tentato di farlo in America, dove ha preso più voti l'ipotesi più a sinistra e dove è evidente il difetto, essere andati divisi all'obiettivo, oltre al particolare sistema
americano di voto, che non fotografa la maggioranza proporzionale del voto, credo che dobbiamo avere il coraggio di ripartire senza avere l'ansia di andarci in giro per il mondo a capire dove sono le nuove idee. Le nuove idee sono esattamente nelle nostre periferie e lì le dobbiamo andare a cercare. Noi abbiamo una situazione a Bologna di 149 nazionalità diverse, abbiamo una situazione di una città che vive col 30% di nati a Bologna, il resto vengono da fuori. Questa è la forza della nostra città. Continuiamo a tirare il popolo dal mezzogiorno, non è vero che arrivano solo dai paesi dell'Africa, anzi sono una minoranza, ma qui è dove dobbiamo misurarci. Per misurarci qui non basta il governo dall'alto, non basta la televisione e il bonus e il messaggio accattivante per questa categoria all'altra. Ci vuole una prospettiva diversa, alternativa diversa di dove vogliamo portare questo paese, senza inseguire il consenso di breve termine. Questo abbiamo fatto anche con quest'ultima legge di bilancio. Abbiamo sprecato risorse per inseguire le diverse categorie, questo è quello che francamente penso. Dovevamo investire di più sui comuni, sulla riduzione non di tutte le tasse, di alcune tasse, perché c'è un tema epocale aperto. Ci diciamo tutti, guardate, la rivoluzione digitale apre una nuova era, tante opportunità, ma riduzione delle possibilità di lavoro. Come si fa la crescita in una rivoluzione digitale? Con quali nuovi strumenti? Con quale politica industriale? E con quali appunto modalità nuove? Facciamo questa discussione un po' confusa. C'è chi la chiama reddito di cittadinanza, chi la chiama reddito minimo, la regione ha fatto un primo passo limitato alle questioni dei più poveri, ecco, ma il tema di come si garantisce tra il cambio di un lavoro e l'altro che ci accompagnerà per tutto il futuro, dando la certezza di dignità alla persona umana, questo cambiamento non è un tema che si affronta con lo spot televisivo, pensando che riusciremo a essere più furbi di quelli che abbiamo di fronte, che guarda caso stanno dimostrando quando sono al governo. Qui si dice il Movimento 5 Stelle è di destra e di sinistra, no, è democristiano, accontenta tutti a seconda delle situazioni, soprattutto quando è al governo. Basta vedere questa questione dei tassisti, quello che hanno detto prima di andare al governo di Roma e quello che dicono oggi. Non abbiamo di fronte forze credibili di governo, ma questo è ancora più grave, perché corriamo il rischio di mettere il paese nelle mani di questa gente qui, con tutti i disastri che questo può comportare. Quindi nessun velleitarismo, la necessità di capire cosa dobbiamo fare in questa fase della nostra vita politica. E quando io dico un governo, quando insieme ad Andrea diciamo un governo dal basso, non intendo la roba demagogica che ci riuniamo in un'assemblea e vi spiego la linea che abbiamo già deciso. Sto semplicemente dicendo, prendiamo esperienza dal passato, l'Ulivo, bene, fabbrica, costruiamo il programma e tutto, dopodiché io capisco che un giorno Prodi mi abbia detto il mio errore è stato non aver fatto un partito, perché quell'esperienza non è stata fatta vivere in momenti decisionali dal basso. E i momenti decisionali dal basso sono molto semplici. Un gruppo dirigente deve fare votare sulle scelte, deve dire questa è la mediazione che abbiamo trovato fra di noi, perché siamo un organismo plurale. Su questa mediazione chiediamo cosa ne pensate o se ce ne proponete un'altra. Durante il governo si deve esercitare la democrazia, perché qui c'è una crisi di rappresentanza enorme nel nostro paese, che noi sindaci viviamo in prima fila, con l'impoverimento dei partiti e con il fatto che, ovvio, che essendo il riferimento normale della vita amministrativa, scompaiono tutti questi filtri, scompaiono le associazioni intermedie. Anche qui non si può trattare con sufficienza le associazioni intermedie. Se lo poteva permettere Blair 30 anni fa, 20 anni fa,
ma oggi dire che me ne faccio una ragione se i sindacati non firmano degli accordi importanti è un errore. È un errore, perché tu devi costruire le tue idee e farle vivere. Se non diamo battaglia nella società, intanto che siamo al governo, non facciamo il nostro mestiere. E non è un appello al fatto che tutti dobbiamo fare politica, mio, non sto pensando alla democrazia diretta, ai soviet, sto dicendo, ma è possibile che internet debba essere usato in questo modo schifoso da quel partito azienda che è Grillo e noi non siamo, e che banna tutte le critiche, non siamo capaci di usarlo diversamente, questo strumento democratico che può essere il digitale, non siamo capaci di organizzare le fabbriche per il programma durante la vita di un governo? Allora, perché dico questo? Perché è evidente che uno dei problemi sarà la forma partito, su questo il più esperto e appassionato di me, perché lui ha delle strane... Mi parla sempre di Togliatti. Lui mi parla sempre di Togliatti, quando parla del partito fa fatica a non metterci la P, ad alzarsi in piedi, ma voglio dire, il partito, la democrazia che si organizza, dice Andrea De Maria. Togliatti, questo è Togliatti. Ah no, è Togliatti. Pensavo che si Tarossi che è il massimo esperto. Allora, vi invito, siete tutti diversi qua dentro, avete ognuno un'idea diversa. Se sto partito diventa il gruppo di notabili che non fa mai votare gli iscritti su niente, per esempio il referendum, perché sul referendum una strada c'era, fare esprimere gli iscritti su questa contrapposizione dei vertici, era una scelta democratica un po' rischiosa, come tutte le scelte democratiche, ma una scelta democratica appunto. Allora, aggiorno quello che dice Di Maria col mio linguaggio, perché io quando si è esaurita la spinta propulsiva ero nel manifesto già espulso, tranquillo, avevo già risolto i miei problemi con l'Unione Sovietica. Aggiorno, nel senso che penso che il centro-sinistra è la democrazia che si organizza, se crediamo che la democrazia è soprattutto l'organizzazione della convivenza fra diverse. Se pensiamo che il problema della sinistra sia chi ha la verità e chi la deve imporre all'altro, e riprendiamo questa manfrina di chi è più di sinistra, chi è vera sinistra o chi è meno sinistra, se pensiamo che non abbiamo solo il problema di redistribuire le risorse e di lottare contro la diseguaglianza, questo è il problema principale, ma abbiamo un altro problema: come lo facciamo? Dobbiamo redistribuire potere democratico in questa società. È una vita che parliamo di riforme istituzionali, non parliamo più di come si cambia la società, se non dopo, quando commentiamo l'esito negativo di un voto, dove ci diciamo, ahimè, questo è un paese di destra e forse sarà sempre di destra. Non è così, perché noi da tempo non abbiamo più la presenza reale dove si può cambiare concretamente la vita quotidiana delle persone, socializzando il potere di fare le cose. Ci siamo riempiti la bocca di sussidiarietà, di servizi di interesse generale, di terzo settore, ma facciamogli fare questi servizi di interesse generale, diamogli questo potere, cediamo questa sovranità, diffondiamola, corriamo dei rischi. Questo io vedo, su questo è adeguato questo gruppo dirigente nazionale? Francamente faccio fatica oggi a dirmi sì. Assisto che ci sono tante candidature, spero tante, cioè non spero tante, spero che ce ne sia una che parli a nome di questi valori e di queste idee e che le rappresenti. Quindi sospendo il giudizio, voglio vedere carta canta, perché sono anche stanco di capire chi è più fotogenico, capisci altro? Cioè, bene, vorrei capire cosa propongono in concreto, perché a me la cosa che mi affascina in questa visione che ho della politica è che il capo migliore è quello che si circonda di persone migliori di lui. Dopodiché, tutto quello che ho potuto dire a Renzi pubblicamente gliel'ho detto anche in privato, tu vuoi persone fedeli e non leali, ti stai circondando di persone yes men
che molto spesso vengono dalla mia tradizione, non dalla tua, è un errore, e penso che sia un errore pensare di fare il segretario in una logica di maggioranza o di minoranza, e basta, perché siamo una comunità, e se sei una comunità, non lo siamo ancora secondo me, ma se diventiamo una comunità, bisogna che questo nome democrazia, partito democratico, abbia un fondamento nei fatti, che sia una pratica politica concreta. Non sono affatto interessato alla discussione chi mi conviene sostenere in questo momento, ma non lo sono, vedete, per un fatto che in questa città abbiamo perso l'abitudine di saperlo, è vent'anni che... è vent'anni che non abbiamo un sindaco al secondo mandato, e quindi qua si stanno già tutti preoccupando di chi sarà il prossimo sindaco. Mi dispiace, sono qui fino al maggio 2021 e l'ambizione della comunità Francesco Pichelli faccia bene a fare funzionare il partito e a dire ogni tanto: guarda, sono funzionario del partito, non vuol dire che sono scemo, so fare altri lavori, questo mi appassiona. Io penso però di aver imparato, dopo tutto questo dibattito inutile sulla rottamazione che ci ha portato al deserto, gli yes men, che sia anche il momento di dire che le esperienze iniziano e finiscono. E io finirò, perché si può fare politica anche senza fare il deputato, il parlamentare. Cioè, è normale, guardate quello che sto dicendo. Avrò 67 anni, quello che penso è che, come ha fatto Zangheri, non risponderò più alle domande su Bologna. Farò quello che posso della mia vita e dei miei hobby, ma la battaglia adesso la faccio, e la faccio anche nell'interesse di Bologna, perché ti ho fatto dei cambi concreti che cambiano la vita nella città. Prima, quello del fondo sociale per l'affitto, quello della necessità, adesso aggiungo, la necessità di dare il voto a questi ragazzi, seconda e terza generazione, che sono da una vita nei banchi di scuola insieme ai nostri. La necessità di avere un welfare adeguato, a meno... Ci vuole più spesa sociale? Sì, ci vuole più spesa sociale. Ecco la solita sinistra che vuole spendere. No, io sono la sinistra che dice le tasse vanno pagate, l'evasione fiscale ha lavorato molto bene anche il governo, ma c'è tassa e tassa. Io voglio una patrimoniale per i ricchi e voglio riduzione dell'IRPEF per i ceti più deboli. Questo è vecchio la socialdemocrazia, ma guardate in Europa. Prima di dare dei giudizi sulle etichette ed entrate nel merito, proponetemi qualcosa di diverso che non sia il fatto di decantare tutte le innovazioni tecniche che ci sono senza governarle, in nome di un nuovismo che ci sta portando a perdere in tutta Europa. Tutto qui, scusate lo sfogo, ma non è un problema solo mio. Se io non credo che da questa terra ci sia poca gente che segue Errani formalmente nei gruppi dirigenti, perché il segretario ha sempre ragione. Io credo che qui ci siano anni di costruzione di una società che è stata capace di tenere insieme, di fare coesione sociale e di affrontare le sfide che di ogni volta si proponevano. E quindi dipende da tutti noi. Insieme, dipende da tutti noi, insieme. Questo è il momento per farlo, l'Italia ne ha bisogno, mi occupo di politica nazionale perché ne ha bisogno la mia città, io aspetto dal governo dei soldi per la mia città, aspetto dal governo che tenga fede agli impegni che ha preso e ci dica come vuole rispondere al tema dell'autonomia fiscale dei comuni, perché ormai non ne abbiamo più. Mi aspetto anche, ad esempio, un cambiamento non tanto sui contenuti ma sull'approccio sul tema della scuola, perché non è possibile che abbiamo investito per la prima volta col governo Renzi un mucchio di soldi sulla scuola e sulle assunzioni,
il risultato è che sono tutti contro questa riforma. Ci vogliamo domandare perché? Ma ci vogliamo domandare perché? O dobbiamo continuare a fare il racconto del mondo migliore che stiamo costruendo? Queste sono le cose che penso, per cui Andrea e io non siamo velleitari, e penso che un sindaco se ne debba occupare. Poi noi siamo una dimostrazione vivente di insieme, no? Nel senso, guardate, il fatto che Andrea Maria abbia detto pubblicamente quello che pensava io non stessi facendo bene come sindaco è stato preso da tutti come una grande offesa e ce la siamo detta sui giornali. Ma francamente ci siamo ascoltati. Quanti nel Partito Democratico Nazionale hanno avuto il coraggio di alzarsi in quella direzione e non limitarsi a dire fermatevi, ma a dire Renzi, fermiamoci? Allora, non mi basta il partito del corrente, ognuno di voi faccia la corrente in se stesso, ok? E cerchiamo insieme di capire come dare un contributo alla storia della sinistra europea, a questa città e a questo paese. Io ci sono in questo senso, non sono interessato ad altro, e francamente penso di essere un uomo fortunato. Sul tema, quando mi avete proposto di condurre questo dibattito, che poi sarebbe diventato un libro, ho pensato, cerchiamo di farli litigare, cercherò di farli anche un po' litigare, perché sennò diventa un po' una pippa tutto quanto. E non ci sono riuscito, nel senso che erano perfettamente sulla stessa linea. Venivate da una fase invece un po' più interlocutoria, che ha ricordato anche Virginia. Allora, prima di intervenire su quello che immagino vorrei dire, su quello che ha detto Merola, com'è che è nata questa pace? I Malini dicono perché lui ha accettato di prendere tua moglie in giunta, no? Questa è quella voce del circo, però mi sembra un po' un riscatto dell'amore, no? Un po' una cosa un po' bizzarra, si faccia pace fra i politici è una cosa tutto sommato banale e anche di poco effetto, perché è cambiata la vita né a te né a lui con questa operazione politica. Questa operazione amministrativa. Quindi cos'è cambiato? Perché a un certo punto le cose sono cambiate? Allora, intanto noi le cose che scriviamo le pensiamo, abbiamo trovato una vera sintonia politica. A mio avviso non è strano, perché con Virginia abbiamo una storia politica molto lunga e una stima, appunto un'amicizia che non è venuto meno anche quando abbiamo discusso su temi specifici, su cui tra l'altro poi abbiamo fatto, grazie anche al lavoro del PD di Bologna, una conferenza programmatica, poi ci siamo ritrovati sul programma, abbiamo combattuto insieme le amministrative, le abbiamo vinte, mentre in un'altra città d'Italia, come noto, non si è vinto. Però comunque c'è una vera sintonia politica, noi abbiamo un'idea comune su quello che deve fare oggi il PD e deve fare il centro-sinistra, l'abbiamo messa nel libro. Dopodiché io, siccome penso che in politica continuano anche i sentimenti, e siccome appunto con Virginio c'è veramente una storia lunga di amicizia, di percorso comune, per me avere ritrovato anche questo impegno insieme a Virginio, questa amicizia con Virginio sul piano umano è stata una delle cose più belle che mi è capitata. E per me è importante anche per questo, insomma, perché poi politica sono anche legami fra persone e così via. So che non verrà creduto da nessuno, ma Virginio lo può testimoniare. Le scelte che ha fatto per la giunta non erano quelle che gli avevo chiesto, ma al netto di questo, parliamo di una sintonia vera e parliamo di due persone. Qui voglio venire all'altra domanda che facevi, insomma, che facevi a lui, che penso che siano anche persone che hanno dei valori e degli ideali, che fanno politica perché hanno dei valori e degli ideali. Potrà essere strano dirlo adesso, però io faccio politica perché ci credo, credo ai valori della sinistra, credo alla mia storia e vorrei farla vivere nel mondo di oggi, nel Partito Democratico e nel centro-sinistra di oggi. E questo libro è anche un modo, dal mio punto di vista, di contribuire a questo, cioè di contribuire al fatto di far vivere oggi i valori a cui io, credo di poter dire anche Virginia, abbiamo dedicato
abbiamo dedicato la vita. Dopodiché, per sempre per essere sincero, se uno vuol far carriera adesso nel PD, non deve scrivere un libro così, eh? Cioè ci si mette in una corrente, se uno ha un po' di seguito, porta un po' di consenso alla corrente, e poi quando si dividono i posti ci va. Questo libro è anche un libro un po' controcorrente per certi versi, perché noi non l'abbiamo scritto dentro uno dei filoni correntizi nazionali, abbiamo scritto quello che pensiamo, quindi probabilmente con idee che se, insomma, chiunque le legga da Roma probabilmente troverà cose che condivide e cose che non condivide. Abbiamo scritto le nostre idee, molto anche secondo me a partire dalla realtà di Bologna, insomma. E poi questo libro per me, se pensiamo di Bologna, vuole anche dire questo, che insomma Bologna non può essere solo la realtà che porta, diciamo, l'acqua a qualche mulino che non c'entra niente con Bologna. Noi non chiediamo posti, però sulle nostre idee politiche chiediamo risposte. Siccome il PD Bologna è il posto dei più forti in Italia, non a caso qui ha vinto sia il referendum, perché il PD è così radicato e così unito, in tante aree del paese non è andata così, lo dico con grande rispetto chi anche in questa sala ha fatto altre scelte al referendum. E siccome qui c'è un bel modello di governo di partito, io penso che basta accodarsi, diciamo, alle scelte di altri. Questo libro è anche un modo di dire che a Bologna ci sono delle idee, c'è un punto di vista, c'è un progetto politico nazionale, perché Bologna storicamente ha avuto e può avere oggi un grande ruolo nazionale, e noi su questo progetto misureremo i nostri interlocutori, e l'abbiamo messo in campo anche in modo molto, molto chiaro e molto netto. E voglio aggiungere qui che per me in questo piccolo libro c'è anche un'idea della politica, che è quella che credo ci poter dire che ci accomuni, che è questa: uno, la politica sono delle idee. Cioè, prima, infatti qui non si parla di schieramenti, correnti e così via, equilibri di gruppi dirigenti, cioè noi proviamo a mettere avanti delle idee. Questo libro contiene delle idee, dei progetti per il paese a partire dall'esperienza del Bologna. Idee di merito, di cui parlava Virginio prima, e una grande idea politica, cioè costruire un nuovo centro-sinistra che nasca dal basso, dal coinvolgimento dei cittadini. Quindi la politica come idee. La seconda cosa è la politica e la democrazia come partecipazione dei cittadini alla vita pubblica, nei partiti, ma anche oltre i partiti, per come è organizzata la società oggi, e sapendo che la democrazia senza le persone muore, e che quindi lanciando anche un messaggio di difesa e di promozione della democrazia a partire dal protagonismo delle persone. E poi un'idea del partito del centro-sinistra come grandi comunità. Io, una delle cose della mia vita che mi ha colpito di più è quando ho incontrato per la prima volta Renzo Imbeni, quando era sindaco di Bologna, poi sappiamo purtroppo è scomparso. Io ero un giovanissimo segretario di un circolo della FDC, attualmente collocato nella sezione del PD, del circolo del PD, dove ancora sono, che allora era collocato, diciamo, nell'edificio dove oggi sta la sezione del PD, dove ancora sono iscritto, l'ho iscritto anche Virginia, fra l'altro, a proposito insieme. E io andai dai beni perché, diciamo, dovevamo cambiare nome al circolo, si chiamava Renzo Fanti, si chiamò Fanti Berlinguer, perché eravamo l'anno dopo della morte di Berlinguer. Vado dai beni, dal sindaco di Bologna, ovviamente per come ero io allora è come un chirichetto che va dal cardinale, nella mia, diciamo, percezione dell'incontro, ecco. Cioè ero molto anche intimorito, e vado da lui e gli dico: guardi, signor sindaco, noi la volevamo chiamare, fare questa iniziativa. E lui mi ha detto: guarda, noi siamo compagni, tra compagni ci si dà del tu. Per me quella frase dice tantissimo di che comunità era quel partito, più di 1000 libri che ne raccontano la storia. E questo libro dice queste cose, cioè dice delle idee, un programma, un progetto, la partecipazione dei cittadini, un partito e un centro-sinistra che siano comunità, e una comunità politica bolognese della sinistra che, più che accodarsi a qualcuno, mette in campo delle idee. E dice che oggi nel paese c'è bisogno di una svolta nel PD e nel centro-sinistra, se no non saremo all'altezza del nostro compito storico. E avanza anche delle proposte. E questo abbiamo fatto, sì. Abbiamo un po' esagerato, perché nessuno dei due Virgilio sa un po' più di me, ma insomma nessuno dei due è fortemente nel circolo mediatico nazionale. Può darsi, però insomma io penso che se questa battaglia con noi la faranno tanti altri, la faranno per esempio i volti che vedo qui,
Forse potremmo contribuire, più che portando solo qualche voto al congresso, a una stagione nuova per il PD e per il centro-sinistra. E siccome di questa stagione nuova c'è bisogno, io mi sento anche, diciamo, moralmente di aver fatto la mia parte in un momento difficile con questo contributo, ecco. E spero che se ci crede in tanti, un seme di unità e di un progetto nuovo lo possiamo mettere anche nel dibattito nazionale. Un autorevole analista che dice che se ti avevi scaricato, poi non sto in un modo di scaricarmi facendo la prefazione al libro, ma capito. Però ecco, al di là di questo. Ecco, guarda, ti devo dire una cosa divertente. Stamattina, perché ormai lui ci sentiamo 2 o 3 volte al giorno, diciamo, e facciamo il nostro punto quotidiano, allora ci siamo sentiti e lui mi dice: l'hai letto il famoso analista? Io non l'avevo letto, ho fatto la brutta figura. In realtà non l'ho letto neanche dopo, perché poi ero entrato in commissione per il congresso, quindi così saprò cosa ha scritto Pasquino nel fondo del Corriere, perché non lo sapevo adesso. Era proprio lo spunto per arrivare al quarto autore del libro, diciamo così. Pisapia può essere, secondo voi, come dire, l'alternativa a Renzi in uno schema magari in cui lui segretario di partito e Renzi premier, dato premier? Io credo che il ragionamento che facciamo, che faccio in particolare insieme a Giuliano, sia quello di creare un campo largo, democratico e progressista che tenga insieme il centro-sinistra, a partire dal fatto che condivido con lui che il Partito Democratico non è la rappresentanza di tutto il centro-sinistra. Ci sono associazioni, ci sono movimenti, ci possono essere altre forze politiche che entrano in questo campo largo. L'idea è questa sostanzialmente di studiare. Quindi non è un'alternativa al PD, è l'allargamento del Partito Democratico a un campo più largo. Io penso che in prospettiva il PD sia nato per tenere insieme tutta il centro-sinistra italiano, quindi aggiungo di mio che domani a me piacerebbe che ci fosse una cosa chiamata campo democratico o progressista dove si sta tutti insieme e si vota. Al momento penso che sia molto utile questa proposta di Pisapia, perché abbiamo bisogno appunto di costruire unità intorno a un progetto rinnovato di proposta a sinistra. In più aggiungo che nell'ipotesi di un governo sia sicuramente un potenziale candidato per eventuali primarie per il governo di centro-sinistra, ma non ha la mia iniziativa con lui, né tantomeno Giuliano, nessuna intenzione di intromettersi nelle beghe interne del PD, perché credo che francamente non sia assolutamente questo necessario. Vado direttamente. Vai direttamente. Non fai la domanda articolata. No. Potevi far bene. Si è fatta una certa ora. Ma adesso su Pisapia ha già risposto Virginia. Io vorrei sottolineare questo aspetto, no? Adesso magari, insomma, siamo così, vedo bene le differenze tra l'esempio storico che farò ora e la fase attuale, se non altro perché non c'è la violenza delle strade e non è poco. Però quando il fascismo ha vinto, il Partito Socialista, che aveva appena vinto le elezioni politiche ed era il primo partito del paese, era scisso in tre. C'era il PC dopo il PCD, allora dopo il congresso di Livorno, c'erano i massimalisti, c'erano i riformisti, il partito di Matteotti era un piccolo partito riformista, socialista. Inoltre, il mancato incontro tra socialisti e popolari impedì la formazione di un governo che forse avrebbe potuto bloccare il fascismo. Oggi io vedo che in una fase storica così difficile, per tante ragioni, nel PD c'è una scissione e in sé c'è una scissione. Cioè, le tue forze della sinistra, del centro-sinistra italiano, si sono divise, adesso sono 4. Allora, siccome i processi politici di unità non si improvvisano, ma vanno costruiti politicamente, per me l'idea di un campo di centro-sinistra, democratico e progressista, è di una attualità enorme. Perché se non altro per ragioni di legge elettorale, ma io dico per ragioni di radicamento sociale, noi un progetto per rimettere insieme lo schieramento progressista del paese ce lo dovrebbe avere. E io onestamente
appunto non saremo nel circuito mediatico nazionale, ma onestamente io delle gran altre proposte per rimettere insieme questo campo nel dibattito in corso onestamente non le vedo. Noi prima di queste due scissioni abbiamo parlato di un campo democratico progressista e di rimettere insieme il centro-sinistra, e oggi di fronte a queste due scissioni per me questo progetto è ancora più attuale. Aggiungo che Pisapia ha sempre fatto lo stesso discorso: io non sono del PD ma voglio allearmi col PD e voglio costruire col PD un centro-sinistra di governo. Ora è chiaro che anche Pisapia, anche come noi due, ci troviamo di fronte alle scissioni. Noi due staremo nel PD, forse Pisapia farà altre scelte, ognuno coerentemente con la sua storia, ma io penso che oggi noi dobbiamo tenere in campo il germe dell'unità, ecco, che è proprio il contrario del fatto di chiedere dei posti, capito? Cioè per me adesso, anche in contrasto al dibattito che c'è nel PD e anche a riunioni difficili che abbiamo fatto, io vorrei che da Bologna, perché secondo me da Bologna abbiamo le condizioni per farlo, tenessimo in piedi un germe di unità. Speriamo che da lì poi rinasca una pianta del centro-sinistra unito. E per me così facciamo una scelta di grande attualità politica. E questa scelta proviamo a farla non solo con un ragionamento tattico immediato, ma scrivendo un testo dove proviamo a motivarla politicamente e anche a motivarla sul progetto, sul programma. Io sono convinto che in questo siamo molto in sintonia con quello che dice Pisapia. Dopodiché Pisapia forse farà il partito con Bersani e noi staremo nel PD, però ci vorrà qualcuno nel PD e qualcuno nel partito nuovo che nasce e che continua a tenere in campo l'unità, perché lo sappiamo benissimo che quando si fa una scissione la prima cosa che si fa è litigare e cercare di dividersi la gente, no? Adesso ne abbiamo purtroppo vissute anche altre. Forse per il bene del paese e della sinistra che oggi ci siano delle persone che invece proprio in questo momento fanno un discorso di unità, credo sia una cosa utile di grande attualità politica. Poi se non ci devi chiedere più niente, devo dire un'altra cosa. Allora, volevo fare un ringraziamento grandissimo a Aldo Barzanelli, che è stato bravissimo, personalità. E poi voglio fare un ringraziamento moltissimo, grande altrettanto, alla casa editrice Pendragon, con tutti i collaboratori, Antonio Bagnoli, guida. Antonio, grande peso, era in consiglio d'istituto a Righi con me e aveva preso 7 volte i miei voti, diciamo, come preferenze, perché io avevo preso quelli della UGC, ma lui aveva preso, non aveva votato, lui aveva preso tutti quegli altri, e comunque insomma ci conosciamo e siamo amici da allora, come con Aldo siamo amici da tanto tempo. Io insomma poi veramente voglio chiudere, almeno io, perché non so se mi dirà Aldo, sono così, a me ha fatto piacere vedere questa sala con tante persone, come la volta che ho fatto il 19 dicembre con Pisapia. Sono molto contento che ci sia anche lui dalla federazione del PD, ci siano tanti amici, compagni, ci sono gli studi, ci sono parlamentari, c'è Stefano, insomma c'è tanto della realtà bolognese. Ecco, la cosa che vorrei dire è che proprio in sintonia col libro, ecco, non sparite, nel senso che noi con questo libro apriamo una battaglia politica e la vorremmo fare con voi. E si può fare se ci siete anche voi, perché il senso stesso del libro è l'idea di lanciare un messaggio di un popolo che si rimette in cammino. E chi sta qui sono persone che hanno sempre guidato quel popolo, prima di tutto, che fanno attività, che fanno vivere i nostri ideali nella società. Quindi, insomma, quello che mi sento di dirvi, ecco, continuiamo una strada insieme, perché forse appunto, al di là delle scelte che faremo, di chi magari sta seguendo Bersani, delle scelte congressuali che faremo, però ci potrebbe essere un progetto politico da Bologna di unità che, se facciamo vivere tutti insieme, forse darà dei frutti maggiori di quelli che anche in questo momento ci possiamo immaginare. Bene, grazie a tutti che hanno partecipato, perché si è incuriosito, nell'ingresso c'è il libro da acquistare.